Presidente, Napoli News Magazine, Sergio Angrisano, una domanda doppia se me lo consente. La parola più ricorrente che ci sarà nel corso di questa difficile campagna elettorale regionale sarà autonomie. Lei sa benissimo che nel semestre successivo alle elezioni regionali si dovrebbe votare per un referendum consultivo per la macro regione, quindi volevo sapere, autonoma meridionale, volevo sapere un suo pensiero rispetto a sta cosa. E un'altra cosa, questa un po', diciamo, non provocatoria, ma veramente di curiosità. Alla luce di come è stato gestito tutto il periodo Covid, lei è stato qua proprio novembre scorso, se la memoria non mi inganna, oggi rifarebbe le stesse scelte che ha fatto allora di abbandonare il governo? Sì, perché penso che gli italiani ci paghino stipendio per fare le cose, non per disfarle. Stare al governo con i Toninelli, con i Bonafede, con quelli che smontavano di notte quello che noi facevamo di giorno, era assolutamente inutile al paese. E al governo ci torniamo non dalla finestra ma dal portone principale col voto degli italiani. Per come riguarda l'autonomia, da autonomista rispetterò la scelta dei territori. Io penso che l'autonomia faccia bene soprattutto ai cittadini del sud, perché la politica soprattutto al sud si è sempre nascosta dietro le colpe degli altri e non funziona la sanità, è colpa degli altri. E non funzionano i trasporti, è colpa degli altri. E non c'è lavoro, è colpa degli altri. Mentre spesso e volentieri era colpa dell'incapacità degli amministratori locali. Quindi io penso che convenga innanzitutto ai napoletani e ai campani avere più efficienza, più velocità, più responsabilità. Tra poco incontrerà i commercianti e gli imprenditori. Commercianti e imprenditori, è il prossimo appuntamento, cosa dirà? Arrivederci, grazie. Lavoro, mettere al centro il lavoro, soprattutto in campagna. Hanno chiuso 5.000 imprese solo a Napoli e provincia e non si può pensare che il reddito di cittadinanza sia la soluzione. Ho ufficializzato il passaggio questa mattina, alle tue ambizioni da candidato presidente cadono o si rafforzano? Ma non c'entra nulla, io sono convinto che il vero obiettivo per tutti noi è quello di liberare la Campania da un presidente peggiore degli ultimi anni, quello che ricorderemo solo per il cabaret della paura. Poi in questo lavoro c'è la progettualità per modificare finalmente una terra e mettere al centro delle nostre azioni non le battute ma i fatti, il lavoro, la crescita. Noi abbiamo 320.000 posti di lavoro a rischio, di fronte a questo c'è bisogno di un governo che sappia usare le risorse, che abbia le idee chiare, che abbia competenza. Il lavoro del centrodestra è quello di rappresentare concretamente la maggioranza dei campani, che è quella che vuole coraggio, identità e tutela del proprio territorio. Un progetto che si sposa con il carattere della Lega? Esattamente, perché la Lega ha insieme a Campania il nostro posto la stessa progettualità, esattamente identica, quella di costruire finalmente un'azione di governo a misura del territorio e dei bisogni delle persone, perché è questo quello che fa la differenza oggi, non le chiacchiere.